Lusitana presenta La Mancinelle. Buonasera, io mi chiamo Anna Di Trani e faccio parte dello staff della scuola di canto lirico Lina Cavalieri di San Positonio a Modena. Ci troviamo qui questa sera nel Museo del Mare per l'inaugurazione con l'associazione da Ischia Latte e Lila. Abbiamo con noi questa sera il violinista Giulio Menichetti, che stasera si è esibito e si esibisce ancora per noi. Giulio, cosa ne pensi del Museo del Mare? Ma è un ottimo museo, ci sono molti reperti, quelli che io definirei archeologici. Ho visto molte cose interessanti, ecco, quindi penso che sia un buon museo, un ottimo museo. A che età hai scoperto di voler suonare il violino? Allora, tutti direbbero 5 anni. Io dico verso i 16 anni. Quindi un'età avanzata per... Sì, perché i primi 10 anni sono sempre i più duri, sono sempre dove si studia, dove si coltivano tante cose. E purtroppo tante volte lo strumento può essere, da chi lo suona, come dire, maltrattato un po', perché uno studia tante ore, poi dopo è anche costretto alcune volte, quindi uno si stufa di studiare, però poi quando diventa un lavoro diventa piacevole alla fine, quindi adesso come adesso è più piacevole che prima. È passato il buio prima, esatto. Il momento critico. Bene, ringraziando Giulio Menichetti, sperando di ascoltarlo non solo stasera in inaugurazione ma anche in altre occasioni. Sì. Grazie. Grazie. Allora, mi chiamo Giulio Menichelli, ho cominciato da studiare da 5 anni e sono da conservatorio di Santa Cecilia e in contemporanea con molti altri maestri. I più importanti per me sono stati Shalom Buder, che era il concertino al Teatro dell'Opera di Roma. Poi c'è stato un maestro molto bravo, famoso, che si chiama Georg Munch, che è un maestro tedesco-russo, metà tedesco e metà russo, dove mi ha trasmesso molta tecnica, molta bravura di lui. E poi ho studiato 2 anni a Sion, dove ho portato anche un altro maestro americano che è molto bravo, si chiama Sergio Schwartz. Ho stato con lui 2 anni, ho preso la laurea e poi nel frattempo mi sono anche diplomato in conservatorio. E in accademia ho studiato 3 anni, ho fatto i corsi di perfezionamento di violino e musica da camera. E in contemporanea ho fatto l'Accademia di Sion in Svizzera e ho studiato anche con Verlikoff e Accardo, anche con 2 violinisti molto molto virtuosi, famosi, che un po' mi hanno aiutato. Tuttavia è stato molto difficile raggiungere certi livelli e ho dovuto studiare molto, molto concentrato, molto concreto, però sono felice di aver raggiunto un buon obiettivo, ecco. Oggi cerco lavoro, sto facendo audizioni in giro di orchestre molto importanti, quali Maggio Fiorentino di Firenze, Genova, c'è l'orchestra del teatro Felice, Carlo Felice. E poi a Milano ho tentato con la Scala e a Roma con l'Accademia.
Tuttavia non è molto facile perché siamo tanti in cerca di lavoro, quindi ogni volta è un sorteggio. Comunque, ecco, oggi lavoro nelle scuole, nel frattempo che cerco un'orchestra. Sono molto contento di suonare qui stasera nel Museo del Mare e molto contento di essere stato invitato in questa serata e sono anche contento che la gente gli stia piacendo quello che io e la cantante e il pianista stiamo riuscendo a realizzare. Non abbiamo fatto molte prove, ma la gente sembra felice, sta riuscendo. E sono molto felice anche di essere a Ischia, perché è una parte dell'isola dove non ero mai stato. Ero stato nell'altra parte quando ero più piccolo, per un'orchestra del Teatro dell'Opera Giovanile, di sempre di Roma. Mi piace anche molto questa parte dell'isola.
Thank you.